Torreta, il portiere del Barcellona, e vi do subito lo schieramento appunto del Barcellona, dove non c'è nemmeno Eusebio e gioca Serna. Questa è una mossa, una contramossa di Cruyff al fatto che Maifredi manda in campo Schillaci. Comunque il Barcellona gioca con Zubizarreta, Nando e Ferrer, Koeman, Serna e Amor, Goico e Cea, Stoichkov, Julio Salinas, ecco un'altra novità, Laudrup e Begüristain, quindi è una formazione abbastanza sbilanciata in avanti, almeno così sulla carta. Altrettanto si può dire per la Juventus, dove giocano contemporaneamente Casiraghi, Baggio, Schillaci e Hessler. Questo è lo schieramento completo: Tacconi, Napoli e Luppi, Fortunato, Giulio Cesare e De Agostini, Hessler, Marocchi, Casiraghi, Baggio e Schillaci. Dirige l'incontro, lo vedete al centro dei vostri teleschermi, il signor Quiniou della Federazione Francese. Fu anche l'arbitro della finale terzo e quarto posto di Bari tra Italia e Inghilterra agli ultimi mondiali. Il monumentale Nou Camp di Barcellona non è ancora pieno, però Galeazzi, tu sai bene, per avere vissuto esperienze durante il mondiale di Spagna, che qui la gente arriva proprio all'ultimo momento. Sono stati venduti tutti i biglietti, quindi dovrebbero essere presenti 120.000 spettatori per questa attesissima semifinale di Coppa delle Coppe tra il Barcellona e la Juventus. Juventus che vedete di fronte ai numerosissimi fotocineoperatori. Gran numero di televisioni collegate in diretta, numerosissimi naturalmente i colleghi italiani della stampa, è presente anche una troupe della RAI di Torino con il collega Beppe Barletti e l'operatore Gianfranco Isoardi, lavorano per le varie edizioni dei telegiornali e per Dribbling di sabato. C'è anche naturalmente per la radio Enrico Ameri assieme al collega Cucchi. Barcellona sta vivendo una vigilia olimpica, tutta la città è in fermento per preparare tutto al meglio in vista dei giochi olimpici che come sapete si disputeranno proprio qui nel capoluogo catalano il prossimo anno. Ma c'è un grande entusiasmo per il Barça, la squadra locale che capeggia il campionato, sta vincendo la Liga Spagnola, ha ormai fatto fuori il tradizionale rivale di sempre Real Madrid, incappato in una stagione balorda, e sabato scorso il Barcellona ha pareggiato contro l'Atletico Madrid mantenendolo a debita distanza in classifica. E quindi è una stagione che si preannuncia straordinaria per gli azulgrana, che naturalmente contano anche di andare avanti in Coppa delle Coppe. Stasera affrontano la Juventus, una Juventus che ha un ricco blasone, che come sapete in campionato non è che sia andata finora molto bene e che praticamente tenta di salvare la sua stagione proprio in Coppa delle Coppe, uscita anche dalla Coppa Italia. Zubizarreta intanto in possesso di palla, la partita è appena cominciata, ancora Andoni Zubizarreta, uno dei molti giocatori baschi presenti nelle file del Barcellona. Questo è Roland Koeman, il libero olandese, ora in possesso di palla Nando, sul quale si porta in azione di disturbo Baggio. Anche Baggio naturalmente è un osservato speciale di questa serata catalana, sia per le sue qualità di asso della pedata, sia perché viene dalle polemiche conseguenti alla partita di Firenze. Intanto avanza Amor, il lancio è su Miki Laudrup, è naturalmente ex juventino. Juve che riconquista il pallone, si propone in avanti con Schillaci, il quale apre dalla parte opposta per Baggio, si incrocia con Marocchi, parte il lungo cross di Baggio a cercare Hessler, in copertura Goico e Cea. Ancora Goico e Cea, la palla fila via velocissima, è stato bagnato il campo di gioco che appare comunque in perfetta condizione, palla intanto fuori, mentre ormai il Nou Camp è pieno. Vedete in quadrato Luppi, ora è Napoli che ha effettuato la rimessa laterale su Casiraghi, l'intervento in copertura di Nando, resta a terra Casiraghi, il gioco prosegue, palla in profondità per il colpo di testa di Julio Cesare, poi c'è un fallo di Baggio su Ferrer. Interviene l'arbitro Quiniou e comanda il calcio di punizione. Intanto si è rialzato Casiraghi e vedete inquadrato Baggio. Avanza per la battuta Koeman,
poderoso difensore centrale olandese. Vedete la sua battuta secca a favore di Goico Echea. Va in penetrazione Goico Echea, il suo traversone, il colpo di testa con palla terminata fuori di pochissimo da parte di Julio Salinas. Rivediamo il cross e il colpo di testa che fa terminare il pallone a fondo campo. Siamo sullo 0-0 a 2 minuti e 20 dal fischio d'inizio, il rinvio di Taccone. Grande ambiente naturalmente, il colpo di testa in copertura di Beghiri Stein. Ancora suggerimento verso lo stesso Beghiri Stein, in vantaggio su tutti i lupi, che rischia il dribbling, appoggia poi male su Goico Echea, alla finta di Laudrup, il pallone per Beghiri Stein, il cross e la ribattuta dei difensori juventini, che poi anche sul successivo tentativo di penetrazione di Stoichkov riescono a rimediare. Avvio vertiginoso da parte del Barcellona, che si è già procurato due azioni da gol. Vedete inquadrato il temibilissimo bulgaro Stoichkov. Intanto è stato fischiato un calcio di punizione per questo fallo di Laudrup. Azione di nuovo in diretta con il rinvio di Tacconi. C'è un intervento falloso di Nando ai danni di Casiraghi, gioco fermo e punizione per la Juve. La partita si sta svolgendo secondo copione, era temutissimo l'avvio del Barcellona, che difatti è stato veemente, già due volte i catalani si sono portati pericolosamente in avanti, palla ora in area del Barcellona, la ribattuta è stata di Koeman, va alla caccia del pallone. Ora Napoli che ha dato a Hessler, buono il dribbling del tedesco, ancora un dribbling al limite dell'area, parte il cross, ribattuto e quindi il pallone è per Goico Echea. Gara velocissima in queste battute iniziali, applausi del pubblico. Serna, Koeman, Amor, parte il lancio largo a mettere in movimento Nando. In profondità il suggerimento, palla toccata per Laudrup, sinistro di Laudrup, deve volare Tacconi a toccare il pallone in calcio d'angolo. Grande conclusione di Michi Laudrup, che vedete inquadrato, e ottima risposta di Tacconi. Partita che promette emozioni. Siamo giunti al quinto minuto di gioco nel corso del primo tempo, risultato di 0-0, va a battere il suo primo angolo il Barcellona con Goico Echea. Palla che spiove in area di rigore, viene rimessa al centro e alla fine è Giulio Cesar che l'allontana. Appare un po' in difficoltà la retroguardia della Juventus sotto gli assalti del Barcellona. Ora la Juve riconquista la palla con Marocchi, tenta di andare via in disimpegno palleggiato la formazione bianconera. Ecco Schillaci che taglia il campo, palla al piede, offre la palla da quest'altra parte, c'è una serie di rimpalli che favoriscono Napoli. Napoli riesce a dare a Marocchi, Marocchi verso Hessler, ma il suggerimento è troppo corto, buona comunque la copertura ancora di Napoli e palla ad Hessler. Converge Hessler, De Agostini, avanza De Agostini, palla sul sinistro, tocca fuori a beneficio di Baggio, colpo di tacco per De Agostini che ha un aggancio difficile, riparte il Barcellona. Beghiri Stein, Amor, Koeman avanzato, Amor, Beghiri Stein, dopo il rimpallo ancora Beghiri Stein, largo per Goico Echea. Buono il dribbling di Goico Echea, fallo di Napoli. Il giocatore a terra è un altro dei pezzi pregiati del Barcellona. Sono presenti in tribuna assieme all'avvocato Agnelli, a Chiusano, Montezemolo. Intanto c'è questo tiro da fuori con palla che scheggia il palo e termina a fondo campo. Grande sventola di Koeman che vedete inquadrato. È un tiratore straordinario, vedete il suo tiro, palo e fuori.
non c'è un attimo di tregua. Stavo elencandovi le personalità presenti, con Agnelli, Chiusano, Montezemolo, il CT della Nazionale, Azeglio Vicini, il presidente della Lazio, Calleri, con l'allenatore Zoff, che sono venuti, pare, per osservare proprio Goico e Cea. Buono intanto lo stacco di Casiraghi, tocco all'indietro di Beghiri Stein, Zubizarreta, Kuman, Amor, intercetta Hessler, la palla è ancora per Nando, nuovamente Amor, Nando, Beghiri Stein, ritmo indiavolato imposto dal Barcellona, Goico e Cea fermato da Napoli. Manda il calcio di punizione l'arbitro Kiniu, ed è lo stesso Goico e Cea che sta per batterlo. Non è naturalmente il Goico e Cea difensore, che era diventato famoso anche per aver causato un grave infortunio a Maradona, quando Maradona vestiva la maglia proprio del Barcellona. Questo è un attaccante. Palla ora a Serna, il suo suggerimento che trova in posizione irregolare Beghiri Stein. Vedete appunto la ripetizione dell'azione, Beghiri Stein che era rientrato, ma al momento in cui il passaggio era partito si trovava in posizione irregolare. Ancora Beghiri Stein, Serna, Kuman, buono il suo dribbling, poi intercetta Hessler, tocca Kuman, ma la palla è ancora Juventina con questo guizzo di Schillaci. Entra in area Schillaci, prova il tiro, mirando sul palo opposto, la palla termina a fondo campo. Totò Schillaci, pareva non dovesse giocare, ma i Freddi l'ha mandato in campo. Hanno disegnato due formazioni estremamente spregiudicate, i due tecnici. E la partita fino a questo momento è molto bella, siamo al nono del primo tempo, con risultato di 0-0. Sfugge la palla intanto a Ferrer, sfugge anche a Baggio, la riconquista Ferrer. Nuovamente Ferrer, largo, e c'è un intervento falloso ai danni di Julio Salinas. Come vi dicevo, anche la presenza in campo di Julio Salinas è arrivata abbastanza in attesa, il giocatore che da molti anni milita nel Barcellona era dato fuori condizione. Invece Cruyff l'ha mandato in campo, batte naturalmente Kuman, ancora verso Salinas, poi Stoichkov, la buona copertura di Casiraghi e poi Baggio che viene messo giù. Gioco fermo e punizione per la Juve. Opera con Stoichkov, Salinas, Laudrup e Goico e Cea, in avanti il Barcellona. E la Juventus risponde con Schillaci, Casiraghi, Baggio e Hessler. Sotto questo punto di vista le due formazioni sono speculari. Giulio Cesar alla battuta, secco il suo lancio, troppo profondo comunque, la sicura presa di Zubizarreta. Nando, Kuman, vedete che tutti i compagni appoggiano sistematicamente su di lui. Straordinario un suo tiro dalla lunga distanza che ha colto il palo qualche attimo fa. Beghiri Stein, Amor, Laudrup, bella anche una conclusione del danese. Laudrup tenta di andare via fra due avversari, perde il pallone e lo riconquista. Sempre Laudrup, fermato, ma ci sono i compagni ad alimentare l'azione. Serna, sbagliato il suo passaggio, il recupero di De Agostini, il tocco di Schillaci, la palla per Baggio, lancio lungo a cercare ancora lo scatto di De Agostini, va profondo De Agostini, tocca contemporaneamente al difensore Amor, che a giudizio della terna arbitrale è stato l'ultimo a toccare il pallone, pertanto c'è angolo anche per la Juve, uno per parte. Buonissima partita fino a questo momento, con Barcellona comunque che è andato almeno in tre circostanze vicino al gol. Ora la Juve fruisce di questo tiro dalla bandierina, vedete inquadrato Casiraghi, è un ottimo colpitore di testa.
parte il lungo cross, alta proprio Casiraghi, palla che si impenna in area di rigore, poi il colpo di testa di Koeman, Hessler alla caccia del pallone, riesce a anticipare tutti, poi il tocco all'indietro, l'allaccio, il gol della Juventus con Casiraghi prontissimo a sfruttare un clamoroso errore da parte della retroguardia del Barcellona. Casiraghi, gol per la Juventus, 12° del primo tempo, Juve in vantaggio. Vedete che il disimpegno sembra dei più semplici, il tocco all'indietro di Ferrer è sbagliato, in controtempo Zubizarreta, il gol di Casiraghi. Rivediamo, Casiraghi, Zubizarreta che tenta di ostacolarlo, nulla da fare, Juve in vantaggio, 12° del primo tempo, Casiraghi. Ora è ancora Ferrer in possesso di palla, ora Koeman, parte il lancio di Koeman, esce, bravo Tacconi. Svolgimento imprevedibile della partita in queste prime emozionanti battute, ancora Hessler in possesso di palla. Vedete che ci sono rapidissimi capovolgimenti di fronte, il tocco di Casiraghi, la palla per Hessler. Si fanno sentire anche i tifosi della Juve, sono presenti circa in 5.000. Marocchi ora, Marocchi allarga per Baggio, a sostegno di Agostini, palla per Baggio, mira l'angolo opposto, fuori. E d'altra parte la partita sta assumendo la fisionomia che era più logica in fase di attesa, proprio perché le due squadre, come vi dicevo, sono tutte sbilanciate in avanti. Amor, importantissimo in ogni caso per la Juve aver segnato un gol in trasferta, gol nato da un errore difensivo pacchiano da parte dei cosi, mentre qui vediamo ancora il momento dei festeggiamenti bianconeri. Il primo a catturare Casiraghi è stato Giulio Cesar, come avete visto. Intanto è Baggio in possesso di palla, su di lui in copertura Ferrer, pallone che termina fuori. Colmo ora il Nou Camp, 120.000 spettatori. Palla toccata per un attimo da Casiraghi, poi all'indietro il pallone verso Koeman. Koeman lo gioca su Amor. Seguiri Stein, centralmente ancora per Amor, che gioca un gran numero di palloni, ma vedete che il palleggio dei catalani non sempre è impeccabile. Beghiri Stein, Goico Ecea, traccato bene da Napoli, fallo di Beghiri Stein, anzi scusate di Goico Ecea. Rivediamo, vedete che Napoli lo anticipa e poi Goico Ecea commette irregolarità su di lui, palla in profondità, combatte gagliardamente Casiraghi, disturba Serna e mette in fallo laterale. Anche Serna è sceso in campo a sorpresa al posto di Eusebio, ma questa mossa è stata determinata dal fatto che Maifredi ha mandato in campo Schillaci. Vedete che sono imprecisi i difensori soprattutto del Barcellona e difatti la retroguardia della formazione catalana costituisce il reparto più discusso. Beghiri Stein, Amor, Koeman, Ferrer, palla ancora riconquistata dalla Juve, la difende Baggio, viene attaccato però da due giocatori del Barcellona, perde il pallone, il lancio di Koeman, bellissimo l'uscita di Tacconi al limite della propria area di rigore. Già due provvidenziali uscite di Tacconi, una bella parata sul tiro di Laudrup, Tacconi che riceverà lunedì prossimo a Milano l'aratro d'oro, un ambito riconoscimento sportivo. Abbiamo visto intanto Laudrup terminato a terra, avanza ancora la Juve con Baggio, Baggio fuori per la conclusione di prima di Schillaci sul fondo. Totò Schillaci, come sapete, sta attraversando un momento delicato perché ormai da parecchio tempo non riesce a trovare la strada del gol, ma osserviamo gli sviluppi di questa azione.
con il pallone lanciato da Stoichkov verso Julio Salinas, il quale commette fallo ai danni di Julio Cesar. Vedete il difensore brasiliano, rivediamo, probabilmente era anche in posizione regolare Julio Salinas, si è comunque aiutato sgomitando. Kinyu, l'arbitro francese della partita, comanda il calcio di punizione. Siamo intanto giunti al 17° del primo tempo, il risultato vede la Juventus in vantaggio per 1-0 sul Barcellona. Gol di Casiraghi al 12°. Amor. Nando. Vedete questi passaggi del Barcellona che molto spesso i giocatori della Juve riescono a intercettare, e così facendo quantomeno tengono in apprensione gli avversari. Buono il pressing juventino sulla tre quarti. Tacconi da fondo campo. E finora la partita ha fatto vedere proprio tutto quello che ci si aspettava. Un avvio veemente da parte del Barcellona. La Juventus ha rischiato qualcosa. Poi la Juve è passata in vantaggio sfruttando proprio quella che era stata definita dai critici la retroguardia non impermeabile del Barcellona. Gioco intanto ancora fermo, calcio di punizione per la Juve, inquadrato l'autore del gol, Pierluigi Casiraghi. Eisler, De Agostini, Baggio Marocchi, dentro per lo scatto di Hessler, intercettano bene stavolta i difensori del Barça, la palla è per Andoni Zubizarreta, il capitano della squadra. Beghiri Stein all'impostazione, il tocco è su Amor, all'indietro naturalmente per Koeman, raso terra il passaggio per Mickey Laudrup. Vanta Laudrup, il giocatore che ha lasciato un ottimo ricordo di sé nella Juve, colpo di testa buono in copertura di Luppi. Il tocco di Napoli, la palla per Amor, ora Laudrup e Beghiri Stein sono in offside. Primo piano per Laudrup. Rivediamo. Attenzione, vediamo. E vedete che in effetti stava rientrando il giocatore del Barcellona, ma era in offside. Vedete, questo è il momento in cui va determinata la posizione, che effettivamente era irregolare sia pure in maniera millimetrica. Tacconi, palla verso Baggio, anticipato da Ferrer, ancora un lancio verso Baggio, il bel colpo di testa di Serna. Ferrer, Amor. Vedete che il terreno è scivoloso, è stato bagnato, la temperatura qui è calda, parte il lancio di Koeman, ancora molto bello il colpo di testa di Luppi, il pallone giocato da Casiraghi. Beghiri Stein all'indietro per Nando, da questi ad Amor e quindi a Serna. Koeman, Nando, il rinvio di Giulio Cesar, la palla per De Agostini, Baggio. Su Baggio si sta portando Ferrer, lo punta Baggio, lo evita, va ora di fronte a Mor, si libera bene del pallone su Luppi, Luppi rischia l'affondo, allarga bene per Napoli, di prima in profondità, posizione regolare per Hessler, va Hessler sul fondo, un dribbling, entra in area di rigore, fuori, arriva Napoli, il tiro ribattuto, palla ora per Baggio, però Laudrup lo ferma molto bene in tackle e poi con un dribbling elegantissimo serve Zubizarreta. Laudrup, ecco il suo lancio a cercare lo scatto di Julio Salinas. Julio Cesar si appoggia un po' alla schiena di Julio Salinas, c'è calcio di punizione per il Barça, attenzione, arriverà sicuramente Koeman. Ventunesimo del primo tempo al Nou Camp, vibrante partita, prima semifinale di Coppa delle Coppe tra Barcellona e Juventus, Juve in vantaggio per 1-0, gol di Casiraghi. Vedete Koeman nei pressi del pallone,
c'è anche Stoichkov, il bulgaro da quelle parti. Si allontana Kuman, potrebbe battere anche Stoichkov. Intanto c'è ammonizione, ammonizione per Baggio, ammonito Baggio, perché la Juve non stava rispettando la barriera. Naturalmente bisogna tenere nel dovuto conto anche le precedenti ammonizioni. Baggio ammonito, non era stato in precedenza ammonito. Ancora si avvicina pericolosamente la barriera della Juve, parte Stoichkov alto. Da quella posizione naturalmente ha battuto con il mancino Stoichkov, vedete, lo vedete inquadrato. Kuman è un destro pieno, altissima la mira del giocatore bulgaro che ha segnato caterve di gol con il Barcellona. Ora il pubblico sta fischiando perché anche Tacconi perde un po' di tempo. I capitani delle due squadre sono i due portieri. Gran colpo di testa intanto di Nando. Errore ancora da parte del Barcellona. Napoli, Schillaci, va Totò tra tre avversari, guizza via benissimo Schillaci, tira Schillaci e il pallone termina fuori dalla parte opposta, troppo lungo perché Baggio lo possa raggiungere. Buona penetrazione comunque di Schillaci, e per lui sarebbe un autentico toccasana se gli dovesse capitare l'avventura di segnare un gol su un campo prestigioso come questo di Barcellona. Peghiri Stein, Amor, Guglia Salinas, Amor, Peghiri Stein, Stoichkov, lo ferma Napoli, ottimo finora su di lui. Rivento Stoichkov è osservato in particolare da Zoff e Calleri. Amor, perde la palla, Casiraghi. Casiraghi opportunamente rallenta in attesa di rinforzi. Si trova infortunato e poi tocca dentro per Esler, ma è fuori gioco. Amor Kuman. Vedete la battuta efficace di Kuman, la respinta di Napoli, il tocco di Fortunato per Marocchi. Trova buoni spazi la Juve, ecco il lancio in copertura Nando, ma era in fuori gioco Schillaci. Kuman sembra inquadrato Totò Schillaci, mentre Kuman imposta su Amor. Amor allarga per Ferrer, da questi a Julio Salinas, piuttosto macchinoso nei movimenti ma efficace. Amor, parte il lancio di Amor, ribattuto e la Juve può tentare il contropiede ancora con Schillaci. Schillaci serve molto bene Luppi, il cui lancio di prima però trova Casiraghi in posizione irregolare. Già battuta la punizione, c'è un ritmo vertiginoso. Fallo di Marocchi intanto. Fallo commesso su Stoichkov che si è già rialzato, batte Kuman. Ecco ancora Stoichkov, pericolosissimo Giulio Cesar. Disturba Stoichkov, i compagni rilanciano il lancio di Giulio Cesar per Baggio, di prima verso Casiraghi che aveva tentato di sbilanciare l'avversario con una finta, ma perde di nuovo la palla il Barcellona e c'è Schillaci in azione. Tocco ora per De Agostini che tenta di girare largo verso Baggio, mentre è rimasto a terra infortunato Schillaci. Si prosegue, eccolo inquadrato. E molto cavallerescamente Kuman mette fuori perché si possano prestare le cure del caso a Totò Schillaci, e così c'è un attimo di tregua in una partita fino a questo momento vibrante. Naturalmente queste azioni così spettacolari, questi capovolgimenti di fronte, intanto avete visto il brutto fallo su Schillaci, vi dicevo che questi capovolgimenti di fronte sono determinati anche dal proprio dispositivo tattico predisposto dai due tecnici. Rivediamo intanto l'azione. Vedete Schillaci cadendo probabilmente
dopo il contrasto con Koeman, ha messo il piede male, comunque è nuovamente in piedi e la Juve naturalmente restituisce il pallone al Barcellona. Koeman, Nando, Stoichkov, Amor, De Gierenstein, Amor, Ferrer, largo a cercare Julio Salinas, palla ancora per Ferrer, per Amor, scatta De Gierenstein, largo per Stoichkov, per Goicoechea, va al cross Goicoechea, buona la ribattuta di De Agostini, percezione del rilancio Baggio, palla poi per Schillaci, vedete gli errori dei difensori del Barcellona e c'è ora Baggio in posizione di alla sinistra, va a stringere la marcatura su di lui Ferrer, lo punta Baggio, parte il cross, il colpo di testa è di Koeman, Laudrup, sinistro di Laudrup in profondità, bello il colpo di testa di Giulio Cesar, non controlla il pallone Marocchi, ha la possibilità ancora il Barcellona di affondare con Stoichkov che porta un po' a spasso il pallone, da dentro poi questo pallone sul quale scatta De Gierenstein, sul contrasto di Napoli termina a terra De Gierenstein, ma non ho avuto l'impressione che ci fosse intervento falloso, rivediamo il lancio di Stoichkov, lo scatto e vedete che De Gierenstein si allunga troppo la palla e poi termina a terra. Rivediamo ancora e vedete che Napoli a ogni buon conto aveva proprio allargato le braccia a far vedere che non c'era alcuna volontà in lui di attaccare in modo irregolare l'avversario. Colpo di testa intanto ancora di Goicoechea, il rilancio di Luppi, la palla che termina fuori. Intanto siamo giunti al 28esimo, quasi al 29esimo del primo tempo, sempre sul risultato di 1-0 a favore della Juventus. Una Juventus che ha sofferto molto nei primissimi minuti, poi ha prodotto alcune buone azioni ed è stata anche abbastanza fortunata, oltre che brava, nello sfruttare l'errore difensivo del Barcellona che ha consentito a Casiraghi di sbloccare la partita. Napoli, Marocchi, Nando, Goicoechea, ancora Nando da De Gierenstein, c'è questo lungo passaggio all'indietro a Zubizarreta che dà a Serna, Koeman, Koeman si avventura in avanti secondo antichi costumi personali e naturalmente lascia un po' sguarnita una difesa che vi ripeto non è apparsa impeccabile fino a questo momento, ottimo l'intervento di Napoli, fino a questo momento ha giocato veramente in maniera notevole Napoli in marcatura su Goicoechea, Koeman, pallone dentro, rimpalli, Schillaci, fortunato Koeman, Nando, gran giocatore comunque questo Koeman anche se lento nei movimenti, Laudrup, c'è su di lui l'azione pallosa di Fortunato, a terra Miki Laudrup, superata la mezz'ora di gioco nel corso del primo tempo al Nou Camp di Barcellona in questa gara d'andata della semifinale di Coppa delle Coppe con la Juve che conduce per 1-0 dopo la punizione di Koeman e la respinta ancora Koeman, lancio a cercare Julio Salinas, c'è ora De Agostini naturalmente su di lui perché Julio Salinas si è portato sulla sinistra del fronte difensivo juventino, Baggio, buono il suo palleggio, stringe su di lui la marcatura Ferrer, gioco fermo e punizione per la Juve. Anzi non si tratta di punizione ma di semplice rimessa, Baggio, Marocchi, buona la penetrazione, attenzione al fuorigioco, c'è Koeman, Amor,
Laudrup. Sempre Laudrup, ora lo fronteggia Marocchi, pallonetto, Giulio Cesar. Nando, errore ancora di Nando, che poi strattona un Casiraghi che era già lanciato verso la rete e c'è semplice ammonizione, ma forse con la normativa internazionale recepita anche nel campionato italiano, il fallo volontario, vedete, sul giocatore avversario lanciato a rete senza nessuno tra lui e il portiere, avrebbe potuto anche forse indurre Kinyu all'espulsione. Semplice comunque ammonizione di Nando. E Nando, attenzione, era un giocatore che era già stato ammonito in precedenza, quindi non giocherà comunque la partita di ritorno a Torino. Prova Schillaci, alto. ...33 minuti di gioco. Abbiamo rivisto la conclusione di Schillaci e bisogna dire che dopo il fulmineo avvio del Barcellona, la Juve pare avere trovato le contromisure. Serna. Beghiristain. Laudrup. Vedete la sua consueta facilità di corsa, bello il fraseggio. Laudrup, e c'è ancora Napoli che ci mette una pezza, molto bravo. Serna. Koeman. Vedete il pressing degli juventini che sconcerna i giocatori del Barcellona. È stato fortunato a riconquistare la palla, darla a Marocchi, da Marocchi a Baggio, elegante il colpo di tacco, il lancio in profondità verso De Agostini che era scattato tempestivamente ma ha coperto addirittura Julio Salinas. Koeman. Laudrup. Goicoechea. Amor. Ferrer, Koeman. Centralmente per Laudrup. Chiuso da Fortunato. Esemplare anticipo di Giulio Cesar che poi esce. Attenzione, c'è in recupero su di lui Goicoechea che gli ruba la palla. Beghiristain. Ora Serna. Koeman. Gira da quest'altra parte, c'è il tocco da parte di Nando, la combinazione con Ferrer, la chiusura ancora di Casiraghi. Bene così anche perché la Juve con questo pressing da parte di tutti i suoi giocatori non consente al Barcellona di ragionare. Avete visto già numerosissimi errori in palleggio da parte dei catalani. Beghiristain, Amor, Serna. Avanza Serna, tocca largo su Goicoechea, sempre su di lui, Napoli, bravissimo. Schillaci, senta il triangolo lungo, Hessler, Napoli fuori gioco, sì c'è. ...35 minuti di gioco nel corso del primo tempo al Nou Camp, Juventus 1, Barcellona 0 in questa semifinale d'andata di Coppa delle Coppe. Laudrup. Intercetta col corpo Baggio, la palla è a Ferrer. Nando dentro a Julio Salinas, sul quale gioca ancora De Agostini, pronto al raddoppio Marocchi, palla fuori, ancora bravissimo Giulio Cesar. Attenzione al fuorigioco, sì, Baggio aveva capito di essere in posizione regolare. Si era fermato per ricevere il passaggio nella propria metà campo, ma poi l'istinto lo ha portato in avanti e quindi in posizione irregolare. Serna, Beghiristain, Amor, De Agostini, Baggio, scatta De Agostini, porta via un avversario, cambia gioco da quest'altra parte Baggio a cercare Casiraghi, palla per Casiraghi, colpo di tacco e l'ultimo tocco è di Goicoechea.
partita che resta molto bella. Il Barcellona ha risentito probabilmente sul piano psicologico del gol subito, ma la Juve sta tenendo il campo molto bene, contatto rude tra Serna e Casiraghi, palla fuori, rimessa per il Barcellona. Begiristain non sa chi lanciare il pallone, alla fine lo lancia verso Zubizarreta. Koeman, vedete Schillaci che gli si fa incontro, Koeman taglia dentro, un buon passaggio per Ferrer, Aranza Ferrer, ecco il suo suggerimento, posizione regolare, ancora è Napoli che va a riconquistare un pallone. Insidiosissimo, Baggio lo amministra su De Agostini, da questi a Marocchi, bene così, quando la Juve è in possesso di palla naturalmente tenta di gestirlo il più a lungo possibile e di rallentare così anche i ritmi che sono stati fino a questo momento vertiginosi. Tacconi. Va allo stacco Casiraghi, più alto di lui salta Serna. Palla per Amor, per Laudrup, gira bene su se stesso, Begiristain, Laudrup, largo in posizione della sinistra, Stoichkov verso il quale parte il lancio, chiude bene Luppi, la palla ora è per Fortunato, quindi per il lancio di Hessler verso Casiraghi in posizione regolare. Appostati proprio sulla linea centrale del campo, poco più indietro in linea i difensori del Barcellona, che spingono in avanti. Serna, Amor, Koeman, Begiristain, Amor, Ferrer, ancora un buon anticipo di Luppi, poi Koeman ottimamente per Nando, parte il cross, attenzione Tacconi, sì, rivediamo, bellissimo il lancio precedente di Koeman, e avete visto Tacconi che deve impegnarsi a recuperare la posizione. Pallone intanto dato ancora all'indietro in modo avventuroso per Zubizarreta, che non deve guardarsi solo dagli attaccanti della Juventus ma anche dai suoi difensori. Amor, parte il lancio, buono l'arresto di Salinas, Begiristain, ora Stoichkov, temutissimo, ma da quelle parti c'è l'impeccabile Napoli, fino a questo momento non ha sbagliato niente. Naturalmente la difesa della Juventus è schierata a zona, quindi Napoli ha dovuto vedersela con diversi avversari, in particolare con Goico Echea, ma nell'ultima circostanza per esempio con Stoichkov. Intanto c'è Baggio che tenta di difendere il pallone, si appoggia regolarmente sulla sua schiena Ferrer, Kiniu che sta dirigendo bene, ferma il gioco e comanda il calcio di punizione per i bianconeri. 40 i minuti di gioco, Juve ancora in avanti, palla messa in mezzo da De Agostini, ma stavolta difendono bene i catalani e si ripropongono in avanti con Begiristain. Laudrup raddoppio con successo, Hessler e Marocchi, finta di corpo stupenda di Hessler, tocco ora verso Baggio, però Laudrup interrompe questa azione juventina sul tiro del palo laterale, ancora Laudrup, gran gioco di gambe, giù, punizione battuta subito dalla stessa Laudrup per Begiristain, la palla ora è per Amor, se l'allunga, ne approfitta Giulio Cesar, pallone che carambola però verso la zona in cui opera ora Goico Echea, parte il tiro fuori. Tutto molto bello, tutto molto bello. E la partita veramente non ha un attimo di tregua. Vedete la conclusione mirata sul secondo palo, quello più lontano, da parte di Goico Echea, che ora sta giocando sulla destra del fronte d'attacco del Barcellona, mentre a lungo aveva stazionato in precedenza a sinistra. Sfiora la palla Begiristain, palla che termina fuori, la rimessa è del Barcellona, ma mi era parso che Begiristain avesse sfiorato il pallone, poco male, Serna. Koeman.
Baggio non riesce a controllare bene, poi De Agostini, c'è intervento falloso in anticipo di De Agostini, un po' pericoloso. Vedete Kiniu che non lo ammonisce, però rivediamo l'intervento falloso di De Agostini su Goico e c'è a palla intanto per Fulvio Salinas, tocca con la punta del piede in calcio d'angolo Giulio Cesar. Sono di fronte Fulvio Salinas e Giulio Cesar molto spesso. Quadrato Stoichkov, parte il tiro dalla bandierina molto lungo, il colpo di testa di Serna, il rinvio ancora di Giulio Cesar. Ferrer, vedete l'arresto non preciso, Baggio che commette però fallo su di lui, e Ferrer e Nando sono davvero piuttosto deboli. Kuman li lascia frequentemente soli. Colpo di testa intanto a seguire proprio di Nando, che tocca per ultimo, e vedete che è estremamente spregiudicata la tattica del Barcellona, che manda in avanti Ferrer, Nando, Kuman, esponendosi al contropiede della Juventus. D'altra parte la situazione di punteggio è tale che i catalani devono tentare la rimonta. Va altissimo e bravissimo allo stacco Casiraghi, ora Eisler dentro per Casiraghi, fa da sponda, anzi per Schillaci che fa da sponda, ma il pallone termina fuori. Siamo comunque alle battute conclusive di un primo tempo avvincente con la Juventus che conduce ancora per 1-0 sul campo del Barcellona in questa finale d'andata, semifinale d'andata di Coppa delle Coppe. Kuman, la Juve evidentemente ha preparato con gran cura questa gara. Beghiri, Stein, Stoichkov, Beghiri, Stein, Amor, Ferrer dentro e termina a terra ancora Stoichkov, ma vedete con Piero Cipiglio va a redarguirlo Kiniu. Rivediamo il lancio dentro da parte di Ferrer e vedete che Stoichkov va giù, accanto a lui c'è Napoli, ma anche in questo caso non mi pare davvero che ci fosse qualche irregolarità da parte di Napoli. Il rinvio di Tacconi, lo stacco di Nando, quest'altro molto bello di Goicoechea, Fulvio Salinas tenta di far filtrare il pallone in profondità, lo intercetta Giulio Cesar che poi va in vano a tentare di evitare il fallo laterale, scaraventa lontano il pallone. Per guadagnare tempo siamo al 44esimo del primo tempo con la Juve che conduce sempre per 1-0 al Nou Camp. Palla per Ferrer, De Agostini ferma Goicoechea, parte il cross di Ferrer, il pallone comunque ancora di Hessler che tenta di farlo filare parallelamente alla linea laterale per servire Schillaci, ma il pallone è fuori. La rimessa è di Beghiri, Stein, Laudrup, Serna, parte il lungo lancio, c'è Giulio Cesar che batte in acrobazia Fulvio Salinas, ancora una palla persa da parte di Ferrer, calcio di punizione per la Juve, tempo scaduto, si gioca il recupero del primo tempo qui al Nou Camp di Barcellona dove la Juve continua a condurre per 1-0 nei confronti del Barcellona. Molto bravo al solito anche Giulio Cesar, vedete che ha sistemato a terra il pallone e con la sua efficacissima battuta scaraventa in profondità, palla per Baggio, attenzione, Zubizarreta compie il miracolo, mentre De Agostini è terminato a terra in piena area di rigore, Baggio a tu per tu con Zubizarreta che gli ha fermato il pallone. Siamo nel recupero del primo tempo, Juve vicinissima al raddoppio, avanza il Barcellona con Kuman accompagnato dall'urlo dei 120.000 del Nou Camp, palla dentro verso Giulio Salinas, ha il disturbo di Giulio Cesar che ha la meglio, ora Fortunato, difende ottimamente la Juve. De Agostini, Baggio, punta Kuman, saltato netto, ancora Baggio, Baggio, Baggio giù,
Calcio di punizione, grande azione personale di Roberto Baggio e punizione dal limite a favore della Juventus. È una partita, mentre rivediamo, vedete la parata con il corpo di Zubizarreta su Baggio nella precedente azione, questa invece è l'ultima azione, quella sulla quale Baggio è stato messo giù irregolarmente da Serna. È ancora a terra Baggio. È un calcio avvincente, spettacolare, naturalmente un po' spregiudicato, ma lo spettacolo così è garantito. Siamo abbondantemente oltre il 45esimo, 47 minuti e 05 secondi sul mio cronometro, quando la Juve sta per battere questo calcio di punizione. 7-8 metri fuori dalla area di rigore, quattro giocatori della Juve, parte Baggio, Zubizarreta c'è. Ed ecco che contemporaneamente alla parata di Zubizarreta arriva il fischio di chiusura della prima parte della partita da parte del signor Chiniuri. Vediamo la parata di Zubizarreta e la Juve ha la grossa soddisfazione di andare al riposo in vantaggio di un gol a zero nei confronti del Barcellona, consegnato da Casiraghi al 12esimo. Casiraghi prontissimo a sfruttare una indecisione tra Ferrera e Zubizarreta. Fino a quel momento il Barcellona aveva creato serissimi grattacapi alla Juve, c'era stata una gran parata di tacconi, un palo colto da Koeman. Da lì in avanti la Juve, approfittando anche di un calo psicologico del Barcellona, ha tenuto ottimamente il campo ed anzi è andata vicino al raddoppio proprio in chiusura del tempo con Baggio. Linea allo studio. Siete collegati di nuovo in diretta con il Nou Camp, dove appena ha avuto inizio il secondo tempo di Barcellona-Juventus. Una novità in campo, non c'è più Beghiri Stein al suo posto con la maglia numero 15, Eusebio, lo vedete appunto in azione nelle file del Barcellona. Risultato naturalmente fermo sull'1-0 a favore dei bianconeri, che hanno disputato un ottimo primo tempo. Ed è Eusebio che effettua la rimessa laterale, il colpo di testa ancora in copertura di De Agostini per la nuova rimessa con le mani di Eusebio, che indirizza all'indietro chiamando in causa Nando. Parte il traversone di quest'ultimo, il tocco di Amor, la palla intercettata da Marocchi. Marocchi salta un avversario, termina a terra, ma la palla è ancora del Barcellona. Il traversone di Goicoechea, la ribattuta in palla laterale di Giulio Cesar. Naturalmente la Juve gioca con i medesimi effettivi del primo tempo. Koeman, tutto sbilanciato in avanti il Barcellona, il tocco all'indietro di Amor, il lancio di Serna, la palla in profondità, ma è irregolare la posizione di Stoichkov, il temutissimo Stoichkov, bulgaro, trascinatore della squadra, che per la verità nel corso del primo tempo non è che si sia visto molto. Ed è da supporre che nelle file degli azulgrana, come vengono chiamati i giocatori del Barcellona, si sia fatta sentire l'assenza di Baquero, che è un po' l'allenatore in campo di questa formazione. Fuori gioco intanto ancora di Stoichkov, segnalato dal guardaline, che non gli dà retta, vedete il bulgaro che protesta. Vi ricordo intanto il cammino delle due squadre per giungere a questa qualificazione. La Juventus ha superato lo Sliven, l'Austria di Vienna e i belgi del Liegi, mentre il Barcellona ha eliminato i turchi del Trabzonspor, gli islandesi del Reykjavik e i sovietici della Dinamo di Kiev. Nell'altra semifinale di Coppa delle Coppe, Legia contro Manchester United e inglesi, che sono andati a vincere, come vi diceva Galeazzi, per 3-1 in Polonia. Ma osserviamo gli sviluppi della partita qui al Nou Camp. De Agostini che intercetta, la palla per Marocchi. Ottimo lavoro di Schillaci, va Schillaci a dare un buon pallone a Marocchi. Marocchi per Baggio, tiro di Baggio e Zubizarreta miracolosamente respinge. Grande azione in verticale della Juve.
e parata di Zubizarreta. La partita resta vincente. Julio Salinas gira il pallone per Laudrup, dentro, ma Napoli intercetta ancora e poi rilancia su Casiraghi. Contropiede della Juventus, va Casiraghi sulla destra, mette al centro e c'è il rinvio di Nando con palla ancora fuori. 4 minuti della ripresa, 1-0 per la Juve, Juve vicina al raddoppio con Baggio. Avete rivisto intanto la precedente azione. Casiraghi termina a terra, non ritiene di dover intervenire l'arbitro francese Quiniou, e c'è questo lancio in profondità con Giulio Cesar che con calma dà Fortunato, Marocchi, Napoli, bene così la Juve. E c'è un intervento di Quiniou che evidentemente ha visto qualche irregolarità commessa da Casiraghi lontano dal punto in cui c'era il pallone. Gioco interrotto e punizione per il Barcellona già battuto. Ancora bravissimo Giulio Cesar in anticipo su Julio Salinas, poi si allunga però il pallone, pallone che termina Eusebio in piena area di rigore ed è Luppi che intercetta, va anche a tentare di evitare senza successo il fallo laterale. Eccesso di confidenza da parte di Giulio Cesar che ha voluto tentare il disimpegno in finezza, ha perso il pallone, ne è venuta fuori un'azione pericolosa, ha sventato Luppi. Goico Ecea, buono il suo dribbling, si era liberato Goico Ecea, ha ignorato il vantaggio stavolta l'arbitro Quiniou, ferma il gioco e comanda la punizione per il Barça. Tutto in avanti il Barcellona, il tiro di Koeman fuori, giocato Julio Salinas, una delle tante carte a sorpresa, vedete il cross di Koeman, arriva Julio Salinas nel mucchio, colpisce di testa e mette fuori. Tacconi da fondo campo. Colpo di testa di Nando, poi di Fortunato. Pallone che termina fuori nonostante la rincorsa di Casiraghi. Alla rimessa Serna. Nando, Amor, Ferrer, ancora Ferrer, non sa cosa fare, alla fine opta per il passaggio su Eusebio, Eusebio dà in profondità verso Julio Salinas. Ancora Giulio Cesar che scivola sul terreno e poi finisce per commettere fallo di mano. Ancora una volta il difensore brasiliano aveva anticipato ottimamente il suo avversario, poi però secondo un costume tipico dei brasiliani cerca sempre la finezza stilistica. Parte il cross di Koeman, la deviazione sul fondo da distanza ravvicinata, palla che termina fuori sul tocco di Serna, è stato Serna, vedete, ancora a toccare e a mettere a fondo campo. Per due volte consecutive il Barcellona ha battuto una punizione da posizione insidiosa per eccessi di confidenza, definiamoli così, di Giulio Cesar. Eusebio, vi ripeto che è entrato in campo al posto di Beghiri Stein all'inizio del secondo tempo. Koeman, largo per Goico Ecea, De Agostini su di lui, centralmente per Amor, triangolo, chiude Giulio Cesar e stavolta con la dovuta energia. Pronto a effettuare la rimessa Eusebio verso Koeman, attenzione, penetrazione di Koeman, palla sul fondo. Koeman probabilmente nello scatto anche è stato ostacolato, ma in maniera, ecco che rivediamo, vedete lo scatto, ma poi Koeman che probabilmente era stato sfiorato ma in modo del tutto involontario da Giulio Cesar termina a terra, ma naturalmente non ci sono gli estremi per un intervento arbitrale. Tacconi,
9 minuti della ripresa con la Juve che conduce sempre per 1-0, subisce naturalmente il gran forcing offensivo da parte del Barcellona. Parte da lontano ora Bernard, Amor, Bernard, Ferrer. Ferrer riesce in qualche modo a portare avanti il pallone, lo cede ancora ad Amor. Amor centralmente, triangolo, viene a chiudere, bravissimo Casiraghi, poi De Agostini, ancora il pallone scaraventato fuori. Casiraghi si sta dando un grande affare anche all'indietro. La Juve tuttavia dà l'impressione di arretrare eccessivamente il raggio della propria azione. Koeman. Salinas. Eusebio. Colpo di testa di Luppi, ancora Eusebio, prova il tiro, poi c'è Laudrup, parte il cross, colpo di testa e gol. Gol da parte di Stoichkov. Stoichkov ha pareggiato il gol della Juve. Ecco che rivediamo, vedete il cross di Laudrup, il colpo di testa di Stoichkov, centrale, nulla da fare comunque per Tacconi, decimo del secondo tempo, Stoichkov pareggia 1-1. Rivediamo ancora, vedete lo stacco di Stoichkov, il pallone che si infila sotto la traversa. 11 minuti di gioco ora, Barcellona che ha raggiunto il pareggio. Koeman si lotta accanitamente a centrocampo, controlla all'indietro Ferrer, dà il pallone a Sarna, poi c'è un contatto tra Schillaci e l'avversario, si prosegue, ancora Koeman, lancio largo a cercare Laudrup, è partito dal suo piede il cross, è deviato in gol da Stoichkov, ancora bravissimo Laudrup, nuovo traversone, colpo di testa di Giulio Cesar, poi di Marocchi, quindi il rinvio di Luppi e la Juve però è troppo indietro. Eusebio, Serna, si sta riscaldando a bordo campo Corini, attenzione Giulio Cesar, ancora conquista un buon pallone, scivola sempre Giulio Cesar, si gira su se stesso e va al rinvio, gioco fermo e calcio di punizione contro la Juve per fallo di Salinas. Mentre qui rivediamo la precedente azione, probabilmente Pignou ha interrotto il gioco mentre rivediamo il gol di testa di Stoichkov, ha interrotto il gioco per proteste da parte di Julio Salinas, è una bolgia infernale, il no camp. E vedete che Laudrup accorre a tranquillizzare Stoichkov, che è un giocatore di gran temperamento, e finalmente Giulio Cesar può scambiare con Tacconi. 1-1, 13 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, palla in profondità, colpo di testa di Eusebio, Amor, Laudrup tenta di anticiparlo Hessler, ma il pallone perviene ugualmente a Ferrer. Ecco Stoichkov, l'autore del gol, Laudrup che parte da lontano, dà ancora Stoichkov, va sul fondo Stoichkov, mette in mezzo il rinvio di Giulio Cesar, carambola il pallone su Marocchi e termina in angolo, Juventus in difficoltà. Stoichkov dalla bandierina verso Eusebio, si gira, mette in mezzo il rinvio di Napoli, il tocco di Hessler, la palla per Luppi, ora per Schillaci, largo per Hessler, contropiede della Juve. Hessler accompagna in posizione di ala destra Schillaci, eccolo servito, ha di fronte Ferrer, lo punta, parte il traversone molto arretrato, arriva De Agostini, tocca per Marocchi, ancora De Agostini, di prima a chiamare in avanti Casiraghi. Va Casiraghi, converge, prova il tiro ed è un bellissimo tiro che su Bizzarreta, grazie alla sua esperienza, controlla spostandosi Laudrup
gara ancora molto bella, dentro Stoichkov, attenzione, Lupi, Stoichkov, Stoichkov, gol di Stoichkov, grandissima azione di Stoichkov, e raddoppio del Barcellona. 14 minuti di gioco, doppietta di Stoichkov, 2-1 ora per il Barcellona. Vedete il bulgaro abbracciato dai compagni, travolgente la sua azione, vedete che Lupin non riesce a intervenire, poi pur scoordinato Stoichkov mette fuori tempo Giulio Cesare, sull'accenno di uscita di Tacconi mette in gol, doppietta di Stoichkov nel giro di 4 minuti e mezzo. Situazione ribaltata, Lupi aveva dato l'impressione di essere sul pallone, invece lo ha anticipato Stoichkov, ora la Juve è sotto per 1-2. Marocchi, Illaci, fallo su Marocchi, fatto infortunato. La Juve ha commesso l'errore di stringersi troppo all'indietro in avvio di ripresa e ha subito l'1-2 di Stoichkov. Eusebio, Goicoechea, Salinas, Nando, Eusebio, molto dinamico, sostituito Beghiristain, Giulio Cesar Baggio. Partita che resta molto bella, retrocedono ora i giocatori del Barcellona, palla per Hessler, Hessler, attenzione al fuorigioco, torna in gioco in posizione regolare, Killaci ora è nuovamente in fuorigioco, Hessler, Hessler! Non c'è fallo, dice l'arbitro, ma forse sul tedesco è stata commessa irregolarità. Laudrup. Va Laudrup, Marocchi in disturbo su di lui, fallo su Laudrup. Naturalmente partendo da lontano Laudrup mette a frutto tutte le sue grandi capacità di corsa. Intanto Koeman ha dato ad Eusebio, Eusebio largo per Goicoechea, parte il cross immediato di quest'ultimo, stanno un po' a guardare i giocatori della difesa juventina, Julio Salinas, Laudrup dentro, colpo di testa di Napoli, Koeman, Goicoechea, cerca spazio, converge bene, mette in mezzo Giulio Cesar. E il Barça sta facendo vedere di che cosa sia capace, ha messo letteralmente alle corde la Juventus in questa fase iniziale della ripresa, intanto si prosegue, il pallone manovrato da Eusebio, vedete inquadrato Goicoechea, palla per Salinas, su di lui sempre Giulio Cesar, riesce a traversare, il tiro di Koeman ribattuto, Goicoechea, bisogna venire fuori da dietro. Serie di rimpalli, Giulio Cesar, ancora Koeman, ecco Schillaci, buon suggerimento per De Agostini, va De Agostini, dribbling, punta l'avversario, tenta di dribblarlo, nulla da fare. Koeman, vedete che Koeman gioca sistematicamente in avanti e la Juve deve cercare assolutamente, parte il traversone, colpo di testa di Lupi, attenzione, c'è il tiro con la gran parata da parte di Tacconi, tiro effettuato da Amor, difficilissimo il momento per la Juve, rivediamo ancora, vedete Kiniuk era scivolato, la gran parata di Tacconi sul tiro di Amor, è un bombardamento. Va dalla bandierina Stoichkov, inquadrato Julio Salinas. Palla fuori dalla zona, il tiro di Koeman, prova ed è Baggio che ribatte col corpo. Poi Baggio va alla caccia del pallone, lo perde però sul intervento di Ferrer. Pallone per Laudrup, giudicato in posizione regolare, stavolta francamente non mi pareva. Comunque un avvio di ripresa veramente difficile per i bianconeri,
che nel corso del primo tempo erano riusciti a lungo a tenere lontana dalla propria area di rigore il Barcellona. Ora si sono fatti imbottigliare, ma naturalmente questo è determinato molto spesso più che da una precisa volontà dei giocatori in campo, dalla forza degli avversari che ti schiacciano. Hessler intanto da Baggio, Baggio ha la possibilità di impostare, si allargano i compagni, punta dritto Baggio, poi serve Schillaci, giudicato anche egli in posizione regolare. Koeman, pallone dato ora a Stoichkov. Laudrup, Amor, Eusebio, Salinas, ma di fronte Giulio Cesar, tocca Cesar e poi da Taccone. Partita che resta molto molto bella, anche se la Juventus non riesce più a proporsi in avanti con la medesima pericolosità del primo tempo. Da ricordare comunque che in avvio di ripresa Baggio ha avuto un buon pallone, su Bizzarreta è stato costretto a un difficile intervento. Ora è Giulio Cesar, gioca lungo e molto bene su Hessler, il recupero comunque dei catalani. Amor, Eusebio, Baggio lo ferma, saltato Koeman che lo strattona, vantaggio Casiraghi. Va Casiraghi su Nando, mette in mezzo il pallone, l'anticipo da parte di Amor, poi il pallone per Marocchi, prova fuori. Rivediamo la conclusione di destro di Marocchi, alta. 21esimo della ripresa, 2-1 il risultato a questo punto per il Barcellona, doppietta di Stoichkov al 10° e 14°. Eccolo Stoichkov, sia lui sia Laudrup partono più da lontano in questa ripresa. Palla per Julio Salinas, Salinas in piena area di rigore su Julio Cesar, da fuori un pallone, attenzione, miracolo di Taccone, rovesciata poi sul fondo. Salinas è andato via benissimo, Giulio Cesar ha messo in mezzo e poi nella mischia Tacconi è riuscito in qualche modo a deviare. Rivediamo il cross di Salinas, il tiro di Eusebio, Tacconi, poi la rovesciata in gioco pericoloso. Rivediamo ancora, vedete che Eusebio che tenta da due passi e Tacconi è bravissimo. Ecco l'invio del portiere della Juve. Ancora Eusebio, ha rilevato Beghiri Stein, sta giocando benissimo, lunghissima battuta da parte di Koeman, il colpo di testa era stato di Napoli, ora è Ferrer sulla palla, Amor, Koeman, Amor, Laudrup, pescato Eusebio, tiro rimpallato e va Giulio Cesar. Ecco il suo rilancio, il colpo di testa ancora di Nando verso Laudrup, il traversone di Laudrup, il fuorigioco di Julio Salinas. Fortunato, Hessler ha di fronte Ferrer, d'esterno su Schillaci che non aggancia, Nando, Stoichkov, Salinas, bello l'anticipo di testa da parte di Agostini, di prima Koeman a imbeccare Goicoechea, anche Goicoechea ha tentato il traversone della sua terra di prima ed è stato De Agostini a mettere fuori per un nuovo tiro d'angolo. Sono 23 i minuti di gioco nel corso della ripresa. Il Barcellona conduce per 2-1 nei confronti della Juventus ed è Goicoechea che ora va alla battuta, mentre c'è una sostituzione nelle file della Juventus. Esce Casiraghi, autore del gol, entra Corini.
24esimo della ripresa, sostituzione anche nelle file della Juve. Maifredi manda in campo un centrocampista, ma al posto di Casiraghi, che si era ultimamente comportato con i Colcea, intanto colpisce Baggio e Baggio poi lo ferma. Rimessa di Eusebio. Stoichkov, giustiziere con due gol. Eusebio, bene Baggio su di lui, contropiede e il lancio di Baggio viene facilmente intercettato. Eusebio ha svolto un'enorme mole di lavoro andando a sorreggere centralmente a centrocampo l'azione di Amor. Tanto è Napoli che effettua il rilancio dopo che la palla era uscita. Continua a giocare molto bene da quella parte Napoli, anche se il Barcellona proprio sulla fascia sinistra del proprio fronte d'attacco, e quindi là dove opera Napoli, ha messo contemporaneamente in questa ripresa Stoichkov e Laudrup, che partono da lontano. Serna, Koeman, Nando, Eusebio, Amor, buon pallone dentro per Laudrup, ha di fronte Marocchi, converge, va Laudrup, gira bene il rinvio di Fortunato e c'è Hessler che va alla caccia del pallone, ma in vantaggio su di lui Serna che gira all'indietro verso Zubizarreta. Koeman, si stanno scaldando anche altri giocatori del Barcellona. Amor, Salinas, Stoichkov, attenzione, toccato sul piede d'appoggio, c'è calcio di punizione per il Barcellona. Giù Stoichkov, Trappi. Stoichkov che era terminato a terra, vedete, per questo intervento falloso ai suoi danni da parte di Napoli, poi è stato colto da Trappi, però si è già rialzato. E attenzione, da quella parte c'è Koeman che può battere, sistemato a terra il pallone. Koeman ha un destro tremendo. 27esimo, Koeman, grande tacconi, poi colpo di testa sul fondo di Goicoechea, tremenda sventola di Koeman, ottimo taccone. Abbiamo rivisto, rivediamo ancora la respinta di tacconi, successivamente Goicoechea di testa messo fuori e siamo al 27esimo minuto e mezzo del secondo tempo, con il Barcellona che conduce per 2-1 nei confronti della Juventus. Juventus che va al rinvio da fondo campo con tacconi, palla agganciata da Goicoechea, poi da De Agostini, ecco Corini. Corini, giocatore molto diligente, Schillaci tra due avversari, perde il pallone. Amor, Ferrer, Laudrup, Amor, lo attacca Schillaci, va via Amor, Laudrup, Koeman, gira bene il pallone il Barcellona, Eusebio, Salinas, palla verso Amor che si gira e tira fuori. Ma fioccano le occasioni, la Juve non riesce ad arginare a centrocampo la manovra del Barcellona. Rivediamo, vedete questa deviazione, palla che si impenna, Amor tenta la battuta difficile in giravolta, pallone sul fondo. Ha toccato per ultimo Ferrer, la rimessa è della Juve. Hessler. Su Baggio c'è fallo, lo ha commesso Serna.
batte Hessler. Marocchi, Hessler, va Marocchi, dribbling secco di Hessler, converge ancora Hessler, si allunga troppo la palla, la riconquista, palla per De Agostini che con il destro tenta di imbeccare Marocchi, il pallone leggermente lungo va fuori. Zubizarreta, Koeman, vede la sua facilità straordinaria e di battuta, palla per Goico Ecea, converge velocissimo Goico Ecea da Salinas, ancora Goico Ecea, tira gol! Tacconi fuori, grande azione del Barcellona, Goico Ecea 3-1. Trentesimo della ripresa, gol di Goico Ecea, tacconi era un po' avanzato. Grandissima comunque l'azione del Barcellona. Rivediamo, vedete Goico Ecea, Salinas, di prima Goico Ecea, scavalcato tacconi, troppo fuori, 3-1. E adesso il punteggio va facendosi pesante, la Juventus aveva giocato un'ottima prima frazione. Questa ripresa si è fatta imprevedibilmente chiudere all'indietro. Ora è sotto per 3-1. Lancio di Napoli. Palla per Schillaci. Arriva anche Baggio. A sostegno Hessler. Laudrup su di lui. Palla per Schillaci. Rinvio di Koeman. Poi in profondità Stoichkov. Bel colpo di testa di Julio Salinas. Arriva Goico Ecea ma non può evitare il pallone laterale, la rimessa di De Agostini verso Corini, parte ora in avanti la Juventus, Corini disimpegna male su Goico Ecea, Julio Salinas era dato fuori condizione, ha giocato una buona partita, Giulio Cesar e la Juve non si ritrova. Koeman, Eusebio, decisivo il suo ingresso in campo, Amor, Laudrup, così come è decisivo il fatto che Laudrup sia stato portato più largo e più lontano dalla porta di Tacconi. Koeman, Salinas, Eusebio, Amor, Serna, Laudrup, va via Laudrup ottimamente su Luppi, ancora Laudrup, parte il cross, esce Tacconi, Schillaci, isolato in avanti, deve attendere rinforzi, cambia gioco su Hessler, Hessler ha ora di fronte Ferrer. Arriva al raddoppio anche Stoichkov, palla ora affidata a Marocchi, ma il lancio di Marocchi è impreciso, sulla ribattuta ancora Marocchi, Hessler, Marocchi. È un pallone per Baggio, poi per Schillaci, attenzione Schillaci, si allarga troppo e poi viene anche attaccato da Ferrer. Ho avuto l'impressione che Schillaci per un attimo abbia avuto l'opportunità di provare il tiro, vedete che stringono su di lui in due, termina a terra Schillaci. Koeman, sbaglia anche lui, Baggio, Schillaci, prova fuori. Ora naturalmente ha un po' rallentato il proprio ritmo il Barcellona, la Juventus si riaffaccia ma per la verità piuttosto timidamente in avanti. Il veemente avvio di ripresa del Barça ha evidentemente messo in grandi difficoltà la Juve.
Barocchi. Scatta a tempo Baggio, esce Zubizarreta e anticipa in palo laterale Baggio. Si è un po' acquetata la partita dopo il terzo gol del Barcellona. Siamo giunti ora al 34esimo della ripresa, il risultato è di 3-1 a favore dei catalani. Marocchi, va via Marocchi, ma lo disturba irregolarmente Amor. E ora deve venire in avanti Giulio Cesar, naturalmente alla Juve manca un colpitore di testa come Casiraghi in occasione di questo tipo. Si dice frequentemente che la Juve ha bisogno di centimetri, Casiraghi è uno molto buono di testa, ma Maifredi ha ritenuto di doverlo sostituire. Batte la punizione ora De Agostini. Parte il cross di De Agostini, colpo di testa di Serna, poi il pallone giocato da Stoichkov che commette però fallo su Giulio Cesar. E vedete Stoichkov che va ora all'indietro. Hessler, intercettato da Amor il suo lancio, Laudrup, De Agostini, avventurosamente imbecca Giulio Cesar. Poi il lancio di Hessler verso Schillaci che da terra scalcia l'avversario, attenzione. Non ritiene. Vedete che tutti e due scalciano in modo irregolare. Comunque si riprende, immagini di nuovo dal vivo e calcio di punizione per la Juve. Ha subito palla ancora Schillaci. Alla battuta Hessler. Avanza anche Giulio Cesar, anche fortunato e bravo di testa, Kuman lo marca. Parte il cross di Bizarreta. Eusebio, lancio in profondità Luppi. Corini, attenzione, tacconi. Marocchi, allarga Napoli, servito. Marocchi, Napoli, Hessler, Napoli, butta in mezzo, colpo di testa di Serna, Goicoechea, Eusebio, Goicoechea, Eusebio, Nando, Eusebio. Baggio recupera, Corini, avanza Corini, poi da Baggio e Baggio di prima sbaglia completamente il passaggio, Laudrup, Stoichkov, cambia gioco, imbeccato Eusebio, Salinas. Goicoechea. Eusebio tenta il pallonetto, fortunato Giulio Cesar, Corini ora in possesso di palla. Marocchi, Baggio, Schillaci, Napoli, Baggio. Seconda battuta lo ferma Serna, Stoichkov. Va Stoichkov, poi da dentro pallone verso Laudrup, chiude la strada al danese fortunato ed è Tacconi che effettua il rinvio da fondo campo mettendo in movimento Corini.
minuti di gioco, 39 nella ripresa, 3-1 il risultato a favore del Barcellona. Il lancio è su Schillaci, troppo lungo il pallone, nulla da fare. Eusebio, Koeman, Serna, Koeman, Amor, Stoichkov, Koeman. Ora il Barcellona nasconde il pallone, parte il lancio bellissimo di Koeman, stacco di Fortunato. Napoli, Hessler, tocco per l'inserimento di Luppi. Luppi trova un varco, effettua il traversone, ma è Koeman che lo intercetta, poi con molta calma cede il pallone a Zubizarreta. Amor, Laudrup, Amor, Eusebio, Amor, dentro per Salinas, sei fuori gioco. Sì, Corini, Hessler, Hessler viene fermato da Salinas, palla ora per Laudrup, da Laudrup lo attacca Corini, irregolarmente a giudizio di Kinius, calcio di punizione per il Barça. Tutto questo quando il cronometro segna 41 minuti nel corso della ripresa e il risultato è di 3-1 a favore del Barcellona stesso nei confronti della Juventus. Barcellona che in forza di un avvio di ripresa estremamente gagliardo ha ribaltato la situazione, esce ora Schillaci, entra in campo Di Canio e nelle file del Barcellona esce Julio Salinas, applauditissimo, ed entra in campo al suo posto Soler. Completato il quadro delle sostituzioni, Koeman sulla palla. Goico Ecea, Marocchi, De Agostini, ecco Di Canio, Giulio Cesar, e largo Napoli, riceve, va Giulio Cesar a proporsi in posizione di ala destra, ma il lancio di Napoli è completamente sbagliato. Napoli aveva fatto un grandissimo primo tempo in copertura, nella ripresa è stato preso un po' in mezzo dal fatto che da quella parte, nella sua zona, agivano contemporaneamente Stoichkov e Laudrup. Intanto per poco Di Canio non ha approfittato ancora di una sbavatura difensiva, c'è questo profondo inserimento da parte del nuovo entrato Soler, ma la Juve, vedete, non riesce proprio ad articolare plausibili manovre in questa fase finale della partita, di poter uscire dal Nou Camp con un risultato di prestigio. Naturalmente la situazione è tutt'altro che compromessa, ma il Barcellona ha dimostrato di essere una squadra veramente temibile quando attacca. Del resto la sua forza è proprio il saper mantenere costantemente l'iniziativa, lo spingere in avanti anche a costo di correre dei rischi in difesa. Zubizarreta, Napoli. Ora il Barcellona ha arretrato alquanto il raggio della propria azione, bada a non patire qualche brutta sorpresa negli ultimi minuti. C'è, vedete, questo lancio all'indietro per Zubizarreta. Koeman, gran trascinatore della squadra, così come del resto Stoichkov,
che era apparso un po' in ombra nel primo tempo, ma che poi con due zampate nel giro di 3 minuti e mezzo in avvio di ripresa ha dato il là alla grande rimonta dei catalani. Palla intanto a Giulio Cesar. Fortunato. Ormai Giulio Cesar gioca in avanti, Fortunato fa il libero. Ecco il rinvio di Tacconi proprio dalla zona in cui opera Giulio Cesar, che commette fallo. Punizione che sta per essere battuta da Koeman, giocatore sicuramente un po' atipico. Ed ecco il fischio finale del signor Kiniu, che manda le due squadre negli spogliatoi. Applausi dei 120.000 del Nou Camp, che salutano la vittoria del Barcellona per 3-1 nei confronti della Juventus. A lungo i sostenitori catalani avevano temuto che potesse mettersi male dopo un primo tempo giocato magistralmente dalla Juve, pronta a sfruttare un errore difensivo e ad andare in gol con Casiraghi al 12° del primo tempo. Sull'1-0 si andava in vantaggio e Baggio aveva anche l'opportunità in chiusura di tempo di raddoppiare, ma Zubizarreta in uscita lo fermava. Anche in avvio di ripresa palla gol per Baggio e Zubizarreta rimediava. Poi Stoichkov al 10° di testa e al 14° dopo una travolgente azione personale ribaltava la situazione portando in vantaggio per 2-1 il Barcellona. Infine Goicoechea proprio alla mezz'ora, coronamento di una bella combinazione con Eusebio, provava fuori porta, schiazzato Tacconi lo infilava con un pallonetto. 3-1 dunque, possibilità per la Juve di rifarsi nel match di ritorno tra 15 giorni, ci sarà battaglia grossa al Delle Alpi, il Barcellona ha confermato di essere tremendo in avanti ma vulnerabile all'indietro. Grazie per la cortese attenzione, la linea torna a Roma. San Siro e ben...